ritrovati dalla redazione di Telechiara. Riprende dopo la pausa estiva Amico Fisco, che è la nostra rubrica di approfondimento di attualità sui temi fiscali, con la collaborazione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Oggi è con noi Lorenzo Stoppa, ben ritrovato. Grazie, Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti, buonasera a tutti in realtà, della direzione, lo ricordiamo, della direzione regionale Veneto, che ci spiegherà una cosa indubbiamente interessante per tutti quanti, soprattutto per le famiglie, cioè come funziona il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Di cosa si tratta innanzitutto, Lorenzo? Grazie Giulia, buonasera ai telespettatori di Telechiara. Riprendiamo con oggi il consueto appuntamento settimanale di approfondimento appunto dei temi e di attualità fiscale. Partiamo subito con una grossa novità: il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 2 settembre scorso, quindi da pochi giorni, ha istituito un fondo di solidarietà che consente alle famiglie in grave difficoltà economica, quindi non più in grado di pagare il mutuo, di ottenere la sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, naturalmente al possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui parleremo tra poco. Tra pochissimo, quindi direi subito di cercare di capire assieme quali sono appunto questi requisiti per beneficiare della sospensione. Sì, allora, innanzitutto il concetto chiave è che nella famiglia deve essere successo un fatto imprevedibile, imprevisto, eccezionale ed evidentemente anche molto grave, che impedisca a questa famiglia di onorare sistematicamente il suo debito, cioè non è più in grado mese dopo mese di pagare le rate del mutuo. Il regolamento del fondo prevede 5 casi particolari, e precisamente la perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure la cessazione del contratto di lavoro parasubordinato senza che nei successivi 3 mesi si sia riusciti a trovarne uno nuovo, quindi viene a mancare un reddito in questa famiglia, oppure ancora peggio la morte o la non autosufficienza in uno dei componenti del nucleo familiare, quello precisamente che guadagnava un reddito importante, almeno il 30% appunto del reddito del nucleo familiare. Oppure ancora, un altro caso può essere la necessità di far fronte a delle spese mediche o di assistenza domiciliare necessarie, inderogabili ed impreviste per un ammontare di 5.000 euro l'anno lordi. Oppure ancora, la necessità di far fronte a degli interventi di ristrutturazione edilizia sulla propria casa, interventi necessari e indilazionabili, sempre per un ammontare annuo di 5.000 euro lordi. O infine l'aumento, come dire, il decollo del costo della rata del mutuo a tasso variabile a causa della crescita internazionale dei tassi di interesse di almeno il 20% se si tratta di rate mensili. E Lorenzo, ci sono, proprio per curiosità, per capire meglio, per approfondire, altri requisiti per beneficiare di questi? Allora, abbiamo detto, se capita uno di questi eventi il nucleo familiare si trova in difficoltà, però attenzione che bisogna che il nucleo familiare si trovi anche in determinate altre condizioni. Precisamente bisogna essere proprietari degli immobili su cui si è chiesto e ottenuto il mutuo, bisogna che il mutuo originariamente concesso dall'istituto di credito non sia superiore ai 250.000 euro. Inoltre occorre che l'abitazione, l'immobile, sia considerato non di lusso e quindi non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9, cioè casali, castelli o comunque chiaramente ville di lusso. Infine bisogna che questo nucleo familiare possieda un ISEE, cioè il famoso indicatore della situazione economica della famiglia, appunto non superiore ai 30.000 euro l'anno. Oltre, fino adesso abbiamo parlato appunto della sospensione delle rate, ma ci sono altri benefici di cui insomma le famiglie possono godere? Insomma, Allora, chiaramente il fondo di solidarietà copre l'agevolazione principale, che non è poco, cioè la sospensione della rata fino a un massimo di 18 mesi, però l'istituto di credito con la sospensione delle rate subisce tutta una serie di costi accessori ed inerenti che evidenzierà naturalmente il fondo di solidarietà, e il fondo di solidarietà se ne farà carico. Quindi, tradotto, per la famiglia che ne beneficerà sarà veramente un beneficio a costo zero, non dovrà sopportare nessun tipo di onere collaterale. Poi immagino che bisogna presentare una domanda a qualcuno, purtroppo quindi sì. Come si fa? Come sempre bisogna presentare una domanda, quindi in questo caso il modulo è disponibile presso il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha predisposto appunto una sezione di quel sito appunto che è per la concessione appunto dei mutui prima casa con il fondo di solidarietà. Questo modulo va inoltrato alla propria banca, al proprio istituto di credito che ci ha concesso appunto il mutuo, e va indicato il numero massimo delle rate di cui si chiede la sospensione, fino a un massimo di 18, e soprattutto bisogna allegare l'ISEE aggiornato e la documentazione che comprova il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui abbiamo detto prima, ad esempio che si è perso il posto di lavoro, eccetera.
Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione, ha 10 giorni di tempo per trasmetterla al Fondo di Solidarietà, il quale si riserva 15 giorni di tempo per esaminarla e per dare una risposta. A sua volta la banca, una volta che riceve questa risposta, la rigirerà al cittadino in almeno altri 5 giorni. Quindi complessivamente 10 più 15 più 5 vuol dire che in un mese la pratica si risolve. O nel bene o nel male si sa se verrà concessa la sospensione oppure no. Lorenzo, direi che è tutto molto chiaro, chissà che i nostri telespettatori possano beneficiarne. Grazie ancora a Lorenzo Stoppa della direzione dell'Agenzia delle Entrate del Veneto, grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, a loro ricordo in modo particolare che potranno chiedere chiarimenti sull'argomento di questa puntata scrivendo anche al nostro indirizzo internet amicofisco@telechiara.it. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata.